E bella a tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Questo oggi siamo in un video particolare, leggermente diverso dal solito, perché siamo in un video tutorial. E in quest'oggi appunto andrò a parlare di un gioco che ho già portato sopra al canale, ovvero Dragon Ball Dokkan Battle, e perché comunque ci sono parecchi download e parecchi nuovi giocatori che non hanno mai giocato all'interno del gioco, e qualcuno mi ha scritto via mail di fare il video, un video dedicato, perché non sanno come fare, come ottenere personaggi buoni o... E quindi mi chiedevano più che altro dei consigli. Allora, come primo consiglio che mi sento di dare è quello di iniziare vicino a un grande, cioè nella zona del pericolo di un evento importante. Ad esempio, in questo momento è il periodo del quinto anniversario. E come personaggi comunque molto importanti si possono ottenere tranquillamente personaggi come Vegito LR, Tech LR, Gohan giovane, quello lo scontro contro Cell, sempre LR però a GL, e Goku, Vegeta LR, Int cose, e per comunque per Gogeta e mi pare era ST, mi pare fosse STR, controllo subito, sì è STR che diventa sempre LR, Cell la forma perfetta Intel LR, ed infine sempre Goku e Vegeta però versione Angelo che diventano LR. Comunque personaggi effettivamente comunque molto buoni. Qualcuno pure abbastanza difficile da ottenere, e però diciamo meglio non tanto da ottenere ma bensì da farmare, perché io sono comunque LR. Ora andiamo a questo termine qui, LR, che ovvero rappresenta la rarità del personaggio. Ci sono in totale 6 tipi di livelli di rarità, quelle le carte N, ovvero normal, che raggiungono un massimo di livello 20, e consiglio principalmente di utilizzarle come training partner, ovvero se, per potenziare altri personaggi e gli altri personaggi che sono un po' più, comunque sono più forti. Poi ci sta R, super rare, R sarebbe rare, il livello massimo è 40. Consiglio di tenerlo giusto per le prime partite, quindi entro il livello 10, che si ottiene abbastanza facilmente, e poi di passare a personaggi della rarità più alto, e quindi ovviamente più forte, perché ci sono comunque gli SR, ovvero i super rare, che sono molto forti per le prime fasi del gioco e molto utili. Arrivano a un massimo di livello 60 e poi successivamente comunque sono molto, diventano, non dico inutili ma quasi, quindi più si va avanti e più e meno verranno utilizzati. Poi ci sono gli SSR, ovvero i super rare. Il livello è il livello più alto di rarità che si possono ottenere dalle summon, ovvero la revocazione. E il livello massimo che possono ottenere è il livello 80. E poi ci sono IUR che si ottengono che si possono ottenere unicamente da un personaggio SSR,
alla procedura di Awaken. Quindi si aumenta la rarità e si potrà portare il personaggio fino al livello 100. Però ci sono un altro tipo di carta, ovvero di personaggi, sempre UR, che vengono chiamate conosciute come Tour, ovvero Transcendent UR, che a differenza delle normali UR, invece di raggiungere il livello 100, raggiungono il livello 120 e sono comunque quelle che vengono utilizzate di più nel livello di gioco, diciamo di mezzo, quindi né all'inizio né verso la fine, quando si raggiungono livelli molto alti. Poi ci sono infine le ultime carte, le LR, ovvero le Legendary Rare, livello massimo 150, e sono molto difficili da ottenere. Infatti, giusto i giocatori un po' più esperti riusciranno ad averle tranquillamente, abbastanza tranquillamente, perché per ottenerle ci vuole abbastanza tempo. Poi prima ho detto altri termini comunque un po' che potrebbero essere confusi ai giocatori delle prime armi. Ovvero ho nominato gli STR, i TEC, INT, AGL e PHI. Allora, questi termini rappresentano il tipo di personaggio e li riconoscere anche dal colore stesso del personaggio, cioè della carta torno, perché il PHI è di colore giallo, l'STR di colore rosso, il TEC di colore verde, INT di colore viola e AGL di colore blu. E si ha uno schema molto particolare per quanto diciamo, il tipo di attacco contro il quale bisogna utilizzare, perché un tipo è forte rispetto a un altro e allo stesso tempo è debole rispetto a un altro tipo. Quindi, per esempio, quindi abbiamo il PHI che è forte contro INT, però è debole contro STR. Quindi, però STR è forte contro il PHI, però è debole contro AGL. AGL è forte contro STR, ma è debole contro TEC. INT è forte contro TEC, ma è debole contro PHI. Ed infine il TEC è forte contro AGL, ma è debole contro l'INT. Quindi, se in questo modo, diciamo, secondo questo schema, sappiamo se ci dovesse capitare un avversario di tipo INT, sappiamo che dovremmo usare un personaggio di tipo PHI. Ora, questo è per quanto riguarda la tipologia e la rarità dei personaggi. Ora dovremmo trovare il modo di ottenerli, perché ovviamente ci sono alcune cose. Due modi principalmente per ottenere i vari personaggi. Il primo, tramite evocazione, tramite summon, ed praticamente sì, per fare queste summon ci sono a sua volta due modi. Il primo, che è tramite dei biglietti, dei ticket, che non sempre. E questo metodo di evocazione di summon non sempre è presente, quindi avviene giusto in qualche evento particolare. Poi l'altro modo di evocazione, che è quello molto più utilizzato, cioè quello principale sostanzialmente, è quello sempre tramite summon, però tramite le Dragon Stone, ovvero le gemme presenti all'interno del gioco. E ci sono due tipi di evocazione, quella singola che consuma 5 Dragonstone e quella multi che ne consuma 50, però ti dà comunque 10 personaggi. E sostanzialmente a volte capita che
in un'evocazione multi ci sia la sorta di offerta che magari dà sempre 10 personaggi, però invece di avere sp dover spendere 50 gemme, ne bisogna spendere 30 per esempio, o 40. E quindi ti consiglio comunque di fare attenzione magari a queste offerte che, e di andare comunque sulle pagine ufficiali del gioco per vedere se ci sono in quel periodo. Altra cosa molto molto importante è quella del banner, sì, del banner per questa evocazione, ovvero quando vedrete le evocazioni dovrete in alto a destra. Ci sarà uno scooter che dice che fa mostrare i personaggi più forti che si possono ottenere. Quindi io vi consiglio sempre, in ogni caso, di non andare a sprecare gemme su qualunque personaggio, ma di andare a controllare bene quali personaggi diano. Quindi, già da subito vi consiglio di andare a vedere di andare a vedere se ci sono personaggi di tipo UR, però di quelli turra, quindi di quelli che arrivano a livello 120 come massimo livello. Normalmente appunto vi verranno dati in SSR come modalità e poi quelle tramite le varie tipologie di risveglio si potranno ottenere, diventeranno turra. E quindi diciamo quello dovrebbe essere la soglia minima dei personaggi da ottenere. Quindi in questo per ottenere comunque una squadra non fortissima, ma comunque forte. Se invece vuoi una squadra fortissima, consiglio di avere quanti più personaggi LR possibile. Però per quanto riguarda i personaggi LR, non solo sono difficili da ottenere, ma c'è il problema del costo. Per esempio, io nel team attuale che ho, posseggo 4 personaggi UR che possono comunque essere di cui 2 dello 100, che è lo di 1100, che devo ancora fare la Wagen, e 2 di sempre UR, però il limite massimo è dello 120. Invece gli altri 2 personaggi sono LR. Più di questo non posso metterne perché ho un rank, un livello giocatore troppo basso. E perché più aumenta il giocatore e più può aumentare il livello di costo del team. Perché ogni personaggio ha un livello costo sempre più alto. Perché ad esempio uno ce l'ho di personaggio, ce l'ho che ha un costo di 99, un altro di costo 59. Mentre il limite che ho io attualmente, essendo al rank 177, di 350 di team costa, e quindi come vedete solo questi 2 personaggi occupano quasi metà del team costa totale. Se ne volessi aggiungere altri dovrei salire di livello e trovare il modo per ottenerli. Poi infine ci sta un altro metodo che per ottenere alcuni personaggi forti, diciamo a volte anche comunque ottimi, molto buoni, ovvero tramite il Baba Shop. Ad esempio, uno dei personaggi che ho all'interno del team, ovvero Broly STR, al momento è uno dei personaggi che ho già a livello 120 e che l'ho ottenuto all'interno dello shop stesso.
Questo diventa comunque un tour 120 al massimo, quindi più di questo non può essere fatto la Wagen. Quindi il massimo massimo è il livello 120, quindi non può diventare LR. Però ha come particolarità, che è molto buona, che quando fa il super attacco può in automatico attacca tutti gli anche tutti gli altri membri del team avversario, della squadra avversaria. Quindi è molto molto comodo. Però allo stesso tempo ci sono anche altri modi per ottenere personaggi comunque buoni. Perché per esempio io in questo momento ci sono, che è il periodo del che il periodo del quinto anniversario, nell'evocazione dà anche dà dei coin, delle monete che possono essere scambiate per altri personaggi. Per esempio, per Gohan SSR, quello AGL che poi diventa LR. E quindi si possono ottenere veramente veramente dei personaggi buoni. Altra cosa molto molto importante è quello della, a parte comunque il team di 6 elementi più l'amico, e vi consiglio un'altra cosa: quando si vanno a creare i vari team, di andare a guardare bene e chi si va a inserire all'interno del team. Per esempio, il team attuale che utilizzo è il team dei Saiyan, quindi ho la squadra Bardock LR. Ho Broly, Trunks, Vegito e quindi vari personaggi. Questo è perché? Perché ci sono molti personaggi che sono simili tra di loro per una caratteristica e quindi fanno le cosiddette link skill, ovvero che quando si stanno vicini tra di loro si ottengono delle caratteristiche particolari, dei potenziamenti che possono essere dall'aumento del ki, quindi dell'energia, dall'aumento dell'attacco, della difesa e cose del genere, e quindi è utile per questo punto di vista, per i potenziamenti. Poi altra cosa che vi consiglio è quella di arrivare il prima possibile a livello 50, perché si vanno a sbloccare si va a sbloccare l'Hidden Potential, ovvero nel momento in cui si sblocca questo, si arriva all'Hidden 50, si sblocca questa parte nei personaggi. Che quei personaggi che sono di UR si attivano queste sfere, questa energia nascosta, e hanno una caratteristica molto e possono essere praticamente potenziali, perché potenziandosi, quindi magari aumenta l'attacco, aumenta la difesa, aumentano altre cose. Ed è molto molto comodo perché ad esempio i personaggi che normalmente comunque sì è vero sono molto forti già di loro diventano ancora molto più forti, quindi diciamo è utile più per questo che per altro e quindi magari ci sono alcuni tour, quindi alcuni UR del 120 che con l'Hidden Potential al massimo,
possono essere più forti rispetto ad alcuni LR, e quindi da guardare molto alla base questo. Poi ci sta un'altra sezione, che è ovvero quella delle stage delle battaglie. Come prima cosa direi di questo, per la prima parte di gioco, di andare a guardare lo stage, ovvero la storia, diciamo la zona che si potrebbe definire la storia del gioco, ovvero le quest. A parte varie missioni, è la zona che dà quante più gemme in assoluto in tutto il gioco. È vero che ci sono le missioni, è vero che ci sono altre cose che danno gemme, però questa zona di gioco è quella che dà di più, che dà in media, se non sbaglio, intorno alle 400-500 gemme, e quindi sono veramente veramente tante. Con ad esempio, con 500 gemme si fanno 10 multi evocazioni, ovvero in totale 100 personaggi, quindi che effettivamente non sono pochi. Infine, ci saranno alcune altre zone, ovvero quella degli event, quindi quella degli eventi, che ogni periodo variano. Cioè, ci sono quattro zone: quella delle challenge, quella della battle, growth e storie. Come prima cosa, direi che vi consiglio generalmente di andare nella parte growth e fare time for an epic showdown, che non dà un perché questo perché è una tipologia di evento che si può dire che è fatto apposta per i principianti, per chi inizia il gioco. Per questo perché? Perché danno dei personaggi SR dentro un SSR, e quindi diciamo avere già normalmente un paio di personaggi, non dico forti, ma comunque discreti, non è male come cosa. Quindi diciamo di farlo subito, così anche nella sezione stage si va molto più tranquillamente. Infine, poi ci sta la parte storie, sempre nella zona event, e rappresenta alcune zone ci sono alcuni special, zone di storia che danno alcuni personaggi un po' più forti. Ad esempio, attualmente ci stanno Vegeta e Broly da piccoli, e ci sta Zamasu STR diventa LR, ci sta la squadra Team Bardock, che è quello che tengo io nel team, quello LR. Poi c'è la squadra Genio, e quindi sono veramente alcuni un po' più forti, altri più deboli, però allo stesso tempo molto molto utile in generale, ma non utilissimi, diciamo, non sono semplici da fare all'inizio gioco, ma già nel momento in cui si hanno i primi tour, già da lì si diventa già abbastanza normale da svolgere. Quindi consiglio di fare almeno 3 tour e 3 UR, comunque già livellati al massimo col super attacco al massimo, quindi già belli potenziali, e quindi già da lì si riescono a fare molte cose, normalmente ottenere dei personaggi anche buoni. Poi ci sono le challenge, che sono molto più difficili, e diciamo non troppissimo, però già più difficili, e
E qui si ottengono le medaglie dei vari personaggi. E, ad esempio, ci sono di molti personaggi, di personaggi che diventano poi successivamente LR. E quindi, diciamo, è vero che uno ci mette più tempo per farli, però allo stesso tempo uno riesce tranquillamente, diciamo, in un determinato momento in poi del gioco riesce a farle un po'. Io attualmente col team che ho riesco a fare quasi tutti gli eventi in questa zona in Zedard, però nel momento in cui da Zedard passa a Super, già col team che ho, anche se comunque non è, diciamo, non è buono, non è dei migliori, però già non riesco a farlo più. Poi infine ci sta la Zera Battle, o conosciute anche come Ezza, e sono veramente veramente difficili, molto difficili. Sono in totale una trentina di livelli per ogni, diciamo, cosa, per ogni nemico. Io attualmente con due LR squadra riesco ad arrivare massimo livello 5 barra livello 6, se mi dice bene. Quindi è veramente veramente molto difficile ottenere, diciamo, fare zone in questa zona, fare cose in questa zona. Quindi, diciamo, questa è la parte della guida ai personaggi per ottenere personaggi buoni. Diciamo, non dico per ottenere personaggi buoni, ottimi, comunque dei personaggi che sarebbero molto molto utili all'interno del gioco. Poi mi raccomando, vi chiedo di mettere mi piace se raggiungiamo a questo video almeno 10 mi piace. Farò un'altra guida in cui spiegherò nello specifico la guida a dei team e la guida agli strumenti e la guida alle medaglie, quindi varie altre cose. Quindi per altre guide di questo tipo mi raccomando di mettere mi piace e mi raccomando ai 10. E per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mi raccomando di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.